Chiamo Paolo Stella, sono il dirigente del servizio politiche del farmaco della Regione Puglia e l'ordine professionale dei farmacisti di Bari Bat mi ha chiesto di venire a farvi una lezione su quello che è la gestione economico-finanziaria della farmacia. In questo seminario vi illustrerò a grandi linee quella che è la gestione economico-finanziaria non solo della farmacia in quanto azienda privata, ma anche di quello che è diciamo, la gestione economico-finanziaria del servizio farmaceutico pubblico. Voi sapete che esistono sia farmacie convenzionate che si trovano sul territorio, pubbliche o private, che agiscono in virtù di una convenzione nazionale sulla farmaceutica, sia farmacie ospedaliere o farmacie distrettuali delle ASL, che agiscono in virtù di un contratto, per il servizio, pubblico dello Stato. Allora, innanzitutto bisogna innanzitutto avere presente che la gestione è una questione di equilibrio. Voi sapete che esistono, diciamo, nel nostro contesto una serie di cose che sono intervenute nel servizio farmaceutico, sia pubblico che privato, che hanno determinato una serie di modificazioni nell'equilibrio della gestione. La crisi, la liberalizzazione delle parafarmacie, la professionalità. Voi sapete che tutto si gioca anche sulla professionalità del farmacista e il tutto poi deve combaciare con una cosa fondamentale che è la sostenibilità del sistema, perché se il sistema non è sostenibile, il sistema crolla e quindi bisogna porre attenzione alla gestione per definire un equilibrio che garantisca sostenibilità e attualità del sistema. Innanzitutto, quali sono le marginalità della farmacia? La farmacia ha dei guadagni, la farmacia al pubblico, e ci sono dei guadagni che sono definite dalla normativa, che sono diciamo, definite da una normativa del 96, che è la 662 del 96 e successive modificazioni, e queste spettanze sono diciamo, classificate in sommi capi in questa slide, dove potete vedere che fatto 100 il prezzo al pubblico di un farmaco, il 30% del prezzo del farmaco rappresenta il ricavo per la farmacia, il 30,35%. Il 3% rappresenta il ricavo per la distribuzione intermedia. Sapete che cos'è la distribuzione intermedia? La distribuzione intermedia è rappresentata dai depositi farmaceutici. Nel servizio farmaceutico regionale, oltre alle farmacie sul territorio, esistono dei depositi farmaceutici che agiscono come grossisti, no? E che diventano degli intermedi tra l'azienda farmaceutica che produce i medicinali e la farmacia che li distribuisce come canale finale. Quindi, nel momento in cui il farmacista di una farmacia pubblica o privata convenzionata deve acquistare un medicinale, lo può fare seguendo due strade: o acquistando direttamente dall'azienda farmaceutica, quindi dalla ditta Teva piuttosto che dalla ditta Amgen di turno, oppure passando per un intermediario che sono questi distributori intermedi. Laddove si passa per un distributore intermedio e quindi si taglia la filiera perché il distributore intermedio ha la peculiarità di essere già sul territorio, di avere già la fornitura del medicinale, di garantirlo rapidamente alla farmacia e quindi senza aspettare i tempi di spedizione piuttosto che di contrattazione che normalmente intercorrono quando si ha un contatto diretto con l'azienda farmaceutica. Però è ovvio che bisogna garantire anche alla distribuzione intermedia una percentuale di guadagno che è definita da questa normativa nel 3% diciamo, del costo del farmaco. E poi rispetto al costo totale al pubblico del farmaco è ovvio che
una porzione, che è poi quella più cospicua, debba andare all'industria farmaceutica, che è quella che ha investito inizialmente sulle sperimentazioni cliniche per poter arrivare alla registrazione di un farmaco in terapia, e che quindi rappresenta il 66,65% del costo del farmaco. Quindi alla farmacia viene riconosciuto un margine netto minimo del 30,35% sul farmaco acquistato in SSN. Acquistato in SSN significa sui farmaci che sono acquistati per la successiva dispensazione tramite ricetta in regime del Sistema Sanitario Nazionale, ovvero quelli che sono rimborsati dallo Stato, non quelli che sono a pagamento degli assistiti. Se lo stesso farmaco viene acquistato direttamente dal produttore, quindi dall'azienda farmaceutica, il margine sale al 33,35%, perché quel 3% di marginalità di cui parlavamo prima, che era destinato ai distributori intermedi, viene annullato dal contatto diretto, diciamo, con l'azienda farmaceutica, tra l'azienda farmaceutica e le farmacie. Esistono però poi delle trattenute dello Stato su questi guadagni, perché è definito, secondo quello che prevede la prima citata legge 122/2010 all'articolo 11,6, che in base al costo dei farmaci le quote di spettanza rispetto a quelle scontistiche che vi dicevo prima vengano modificate, e partendo, diciamo, dai farmaci con un prezzo al pubblico con pari a 25,82 euro ad esempio, la quota di spettanza è di 26 euro. Con uno sconto in percentuale dalla farmacia al Sistema Sanitario Nazionale del 3,75%. Vedete che gli sconti, quelli a fianco a sinistra, anzi, vedendo di qua a fianco a sinistra, sì, della colonna gialla, la percentuale dello sconto aumenta all'aumentare del costo dei farmaci. Quindi ci sono delle percentuali di scontistiche che le farmacie devono garantire al Sistema Sanitario Nazionale quando vengono rimborsate le ricette che vengono spedite in farmacia, che sono proporzionali al costo dei farmaci ed aumentano con il costo dei medicinali. Quindi la farmacia si deve interfacciare con quello che è la legge del mercato, dove la legge del mercato implica che sia garantita da parte delle farmacie sicuramente la professionalità. Voi sapete che quando una persona si reca in farmacia, la prima cosa che pensa quando ha di fronte il farmacista è di quella di avere un professionista qualificato, un professionista che sappia fare bene il suo lavoro e che gli possa dare dei consigli tecnici e professionali altamente qualificati, e quindi, diciamo, è una cosa importantissima la professionalità. La sostenibilità economica, vi dicevo prima che nel momento in cui non viene gestita bene un'azienda, o, diciamo, non viene garantita la sostenibilità del sistema, crolla sia l'azienda che il sistema, e l'indipendenza. Dipendenza perché? Perché quando una farmacia o un'azienda in generale è gestita in maniera corretta, allora riesce a bilanciare costi e ricavi ed avere, diciamo, un utile economico tale da rimanere in piedi e quindi non addebitarsi. Nel momento in cui uno si addebita, diventa non più indipendente, perché diventa poi dipendente da quelli che sono i mutui e i debiti verso le banche, piuttosto che i debiti verso i fornitori nel momento in cui vengono acquistati i medicinali, o i debiti verso i distributori intermedi laddove i farmaci vengano acquistati da distributori intermedi. Qual è il contesto attuale della farmacia? L'attuale contesto della farmacia è un contesto abbastanza difficile, perché, come vi dicevo prima, ha subito una serie di mutamenti il contesto attuale sulla farmacia, e per i profondi mutamenti nelle abitudini di acquisto dei clienti, per la concorrenza e la riduzione dei margini. I margini si vanno sempre più riducendo, e soprattutto quello che nel corso degli anni ha visto una radicale trasformazione, diciamo, della farmacia è quello di
della sempre maggiore classificazione da parte dell'AIFA. Sapete che cos'è l'AIFA? Bene, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che è l'ente regolatorio nazionale che autorizza l'immissione in commercio dei medicinali. L'AIFA cataloga i medicinali in diverse tipologie differenti, sia in base alla rimborsabilità o meno dei farmaci, sia in base al regime di dispensazione dei farmaci. Ci sono dei farmaci che l'AIFA cataloga nella categoria A, e dei farmaci che l'AIFA cataloga nella categoria H, quindi che sono dispensabili esclusivamente da parte delle strutture pubbliche, ospedaliere piuttosto che territoriali, e non dalle farmacie, e dei farmaci che l'AIFA cataloga nella categoria APHT. Questa, diciamo, è la categoria che ultimamente sta prendendo il più ampio, diciamo, largo, perché è una categoria di farmaci che costituisce il prontuario della continuità ospedale-territorio, dove PHT sta per prontuario ospedale-territorio. E su questa categoria di farmaci esiste una norma nazionale che si chiama la legge 405 del 2001, che dà l'opportunità alle regioni di definire la modalità di distribuzione di questi farmaci o attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate o attraverso le farmacie ospedaliere o quelle delle ASL. Questo perché? Allora, la categoria dei farmaci APHT è una categoria di farmaci che sono caratterizzati da costi mediamente alti. Quando un farmaco viene acquistato e rimborsato in regime del Sistema Sanitario Nazionale dalle farmacie pubbliche create e convenzionate, lo Stato deve rimborsare a queste farmacie le marginalità che vi ho mostrato poc'anzi. Diversamente, quando invece il farmaco viene acquistato da strutture pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale, ovvero quindi da farmacie ospedaliere o farmacie territoriali delle ASL, queste godono di extra sconti sui farmaci e quindi il costo di acquisto dei medicinali risulta minore. Allora è permesso alle regioni, ai sensi di questa legge 405-2001 che vi ho citato prima, la possibilità di dispensare, di acquistare prima tramite le strutture pubbliche questi farmaci di categoria APHT e di dispensarli tramite le farmacie ospedaliere o le farmacie delle ASL, in modo da ottenere un cospicuo risparmio sulla spesa farmaceutica. Allora, capite bene che nel momento in cui una serie di farmaci vengono sottratti alla distribuzione delle farmacie convenzionate, la marginalità per le farmacie convenzionate si riduce, perché meno farmaci possono distribuire e meno guadagno se ne ricava. Quindi oggi esiste, diciamo, una grossa fetta di farmaceutica che risale alla categoria di farmaci APHT e una grossa fetta di farmaceutica che risale anche alla categoria di farmaci di fascia H, cioè quelli che possono essere dispensati esclusivamente dalle strutture pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale, che ha visto gli introiti delle farmacie continuamente, diciamo, ridursi e modificarsi. In più poi esistono una serie di concause della riduzione degli introiti delle farmacie, no? Che sono quelli che sono stati, diciamo, definiti dalla liberalizzazione delle parafarmacie, quindi cioè dalla liberalizzazione della vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica tramite le parafarmacie, che hanno in qualche modo aumentato la concorrenza e quindi sottratto ulteriormente la clientela alle farmacie. I concorsi sulle sedi farmaceutiche, voi sapete che nel 2012 è stata, diciamo, fatta una legge dello Stato che ha previsto sia la riduzione del quorum per
la definizione delle sedi farmaceutiche, che è stato abbassato da 3.500 abitanti per ogni sede a 3.300 abitanti per ogni sede, e che ha dato l'opportunità alle regioni di bandire dei concorsi straordinari per sedi farmaceutiche esclusivamente per titoli. Questo in Italia ha determinato l'aumento del numero di sedi farmaceutiche, che è nell'ordine di circa 3.000 sedi. Quindi capite che più aumentano le sedi farmaceutiche e meno è il monopolio economico che prima avevano le farmacie. Solo in Puglia le sedi farmaceutiche messe a concorso straordinario dal 2012 ad oggi, con una serie di interpelli che si sono susseguiti, sono 188, quindi siamo passati da circa 1200 farmacie che c'erano sul territorio a oltre 1300 farmacie sul territorio regionale. E poi ovviamente le aggregazioni della distribuzione, perché esistono poi farmacie o diciamo distributori che si aggregano e che per non soccombere alle leggi di mercato cercano di unire le loro forze economiche e finanziarie per dare dei servizi più economicamente vantaggiosi in un numero quantitativamente superiore, quindi diciamo garantire la legge del mercato. Allora, fatta questa doverosa premessa, è importante diciamo anche capire per capire anche come siamo messi noi in Regione Puglia e le azioni che sono state intraprese in Regione Puglia sulla farmaceutica. Bisogna capire in che situazione ci troviamo, la spesa farmaceutica della Regione Puglia. Allora, la Regione Puglia storicamente da anni ha una spesa farmaceutica che non rispetta i vincoli dello Stato. Allora, dovete sapere innanzitutto che esistono delle norme statali, ministeriali, che prevedono che ci siano dei tetti alla spesa farmaceutica, e nello specifico esistono sulla spesa farmaceutica due tetti: un tetto che riguarda la spesa farmaceutica convenzionata, cioè tutte quelle medicine che vengono erogate in regime del Sistema Sanitario Nazionale tramite le farmacie convenzionate, e un tetto che riguarda invece la farmaceutica per acquisto diretto, dove l'acquisto diretto si intende sia il consumo di farmaci che viene registrato all'interno degli ospedali e quindi nelle strutture ospedaliere, sia il consumo di farmaci che riviene dalla distribuzione diretta di farmaci da parte delle strutture ospedaliere, quei farmaci famosi di fascia H di cui vi parlavo prima, sia la distribuzione cosiddetta per conto. Quanti di voi sanno che cos'è la distribuzione per conto? Allora, la distribuzione per conto è una modalità di distribuzione che va a riguardare quei farmaci di cui vi parlavo prima, che sono i farmaci di fascia APHT, cioè in base a quella norma che vi ho citato prima, cioè la legge 405/2001, le regioni possono acquistare direttamente questa categoria di farmaci tramite le strutture pubbliche. In Regione Puglia questo è un lavoro che fa la ASL di Bari in maniera centralizzata su scala regionale. Prima lo faceva l'Agenzia Regionale Sanitaria che era incardinata all'interno della Regione Puglia. Dopodiché, una volta garantito l'acquisto centralizzato su scala regionale e quindi garantito il fatto di poter usufruire di prezzi vantaggiosi, perché come vi ho detto prima, quando i farmaci li acquistano le strutture pubbliche costano molto di meno rispetto a quando li si devono rimborsare una volta diciamo dispensati dalle farmacie convenzionate, questi farmaci vengono dispensati dalle farmacie convenzionate, pagando quindi ai farmacisti delle farmacie convenzionate solo l'atto mero della distribuzione, quindi un tot per pezzo dispensato. In questo modo si garantisce quindi un enorme sconto sui farmaci, una diminuzione della spesa,
E alla stessa maniera, utilizzando il canale delle farmacie convenzionate, che sono numericamente molto più presenti sul territorio rispetto alle farmacie ospedaliere, considerate che rispetto a 80 farmacie ospedaliere che normalmente sono presenti sulla nostra regione, ne abbiamo 1300 erotti di farmacie convenzionate sulla nostra regione, quindi abbiamo una penetrazione molto più capillare delle farmacie convenzionate sul territorio. Si riesce a sfruttare quindi questo meccanismo di risparmio. Noi non, storicamente la Regione Puglia ha, non ha rispettato da ormai un decennio i vincoli di spesa che vi dicevo prima, cioè sia il tetto della spesa farmaceutica convenzionata sia il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Allora, che cosa succede quando una regione non rispetta questi vincoli finanziari? Succede che lo Stato la sottopone a un programma operativo. Programma operativo che è una serie di diciamo articolati in una serie di obiettivi strategici e di interventi che sono rivolti a superare le inadempienze finanziarie che sono state registrate dalle regioni negli anni prima. E nell'adempienza diciamo di questi obiettivi strategici, nel raggiungimento di questi obiettivi strategici, le regioni sono affiancate dalle amministrazioni centrali. Che significa? Significa che abbiamo il grande fratello, gli occhi del grande fratello sul collo. Quindi se noi facciamo un programma che definisce di ridurre la spesa farmaceutica di un tot facendo determinate azioni e non lo facciamo, abbiamo il grande fratello del Ministero dell'Economia e Finanze piuttosto che del Ministero della Salute o dell'Agenzia Italiana del Farmaco che ci tirano le orecchie e ci continuano a far stare all'interno del programma operativo, il che significa non avere per la regione indipendenza. Quando la regione non ha indipendenza finanziaria, la regione è bloccata praticamente, perché non può assumere personale. Non potendo assumere personale, potete immaginare come sia attanagliato il sistema sanitario regionale. Se negli ospedali non ci sono medici, i reparti non funzionano. Se non ci sono infermieri, i reparti non funzionano. Se non ci sono farmacisti, i medicinali non possono essere distribuiti o non possono essere acquistati e via discorrendo. Diciamo che è una sorta di azione restrittiva e punitiva che lo Stato impone per far rientrare le regioni nel rispetto dei vincoli finanziari. E nel programma operativo che la Regione Puglia ha messo in atto per il periodo 2016-2018 esistono una serie di azioni che sono state necessarie per ridefinire, diciamo, ridefinire insomma le sorti della farmaceutica regionale e quindi diciamo rientrare all'interno di quei tetti di spesa che vi ho poc'anzi descritto. Quindi partendo dalla gestione economica finanziaria del servizio farmaceutico pubblico, quali sono state le principali linee di indirizzo che la Regione ha posto in essere per poter garantire l'equilibrio finanziario e quindi la gestione economica finanziaria del servizio farmaceutico pubblico? Allora, innanzitutto sapete che nella Regione esistono una serie di enti del servizio sanitario regionale, sono gli ospedali, le aziende ASL. Noi ne abbiamo 10 di enti pubblici, abbiamo 6 ASL, 2 aziende ospedaliere universitarie che sono il Policlinico di Bari e gli ospedali riuniti di Foggia e poi 2 IRCS, abbiamo l'IRCS oncologico di Bari e l'Istituto gastroenterologico di Castellana. E su queste aziende, per governare la spesa farmaceutica, la Regione ha imposto dei tetti di spesa, quindi suddivisi per ognuna di queste aziende, e dove la somma totale di questi tetti di spesa imposti alle aziende rappresenta poi il tetto di spesa regionale della spesa farmaceutica regionale.
Quindi, laddove una delle aziende non dovesse rispettare il tetto di spesa, sono previste, diciamo, delle penalizzazioni per i direttori generali e per chi governa l'azienda. Poi un'altra linea principale di azione è stata quella di andare a potenziare la distribuzione diretta e la revisione dell'accordo di PC. L'accordo di PC è quello che vi dicevo prima, cioè la distribuzione tramite l'acquisto centralizzato e successiva distribuzione per conto dei farmaci di fascia PHT tramite le farmacie. Questo permette di ridurre i costi di acquisto e quindi di risparmiare. La distribuzione diretta invece, sottraendo, diciamo, farmaci alla distribuzione tramite le farmacie convenzionate e quindi aumentando la quota di farmaci che vengono acquistati dalle farmacie pubbliche, alla stessa maniera riduce il costo di acquisto dei farmaci. Dopodiché è stato studiato un prontuario terapeutico regionale. Che cos'è un prontuario terapeutico regionale? Sapete che cos'è un prontuario terapeutico innanzitutto? Allora, un prontuario terapeutico è nient'altro che un elenco di medicinali, un mero elenco di medicinali, ma è un elenco di medicinali che viene scelto con criterio, nel senso che voi sapete che il mercato propone e rende disponibili per la cura delle patologie una innumerevole tipologia di medicinali, tante che servono a curare la stessa patologia ma con costi diversi. Allora, l'inserire all'interno di questo elenco, che è il prontuario, esclusivamente quei farmaci che hanno un miglior rapporto tra costo ed efficacia, e quindi, diciamo, quelli che a parità di efficacia clinica servono alla stessa maniera di quelli che costano di più a curare la patologia, è sicuramente uno strumento di governo che serve per ridurre la spesa farmaceutica. Questo prontuario è stato definito come vincolante nei confronti dei medici prescrittori, in modo tale che i medici avessero a disposizione tutte le molecole che servono per curare le patologie per le quali loro si occupano, delle quali loro si occupano, ma con costi sicuramente inferiori. In più, l'ultima, diciamo, ma non ultima linea che è stata posta in essere per garantire una riduzione della spesa farmaceutica è stata quella di andare a rafforzare le azioni di monitoraggio mediante strumenti informatizzati. Che significa? Significa che nel corso degli anni la Regione Puglia ha speso tanto e male sui medicinali, cioè ha acquistato farmaci in quantitativi superiori a quelli che in realtà le linee guida prevedono, e li ha acquistati a prezzi anche superiori a quelli che normalmente bisogna pagare. Il che significa che se esistono due farmaci che curano la stessa patologia, di cui uno, diciamo, costa 10 e l'altro costa 5, di cui quello che costa 10 ha un utilizzo peculiare solo in determinati setting terapeutici, è successo invece che quello che costava 10 doveva essere il farmaco, diciamo, delle occasioni, chiamiamolo così, cioè quello che doveva essere utilizzato con parsimonia perché costava di più, ma che comunque era messo a disposizione della terapia dei clinici, veniva invece utilizzato su più larga scala in maniera generica per trattare anche gli ambiti più facili terapeutici, tale da determinare uno sfondamento dei tetti di spesa che vi ho definito. Quindi è stato messo in piedi un sistema di monitoraggio informatizzato che ha previsto che i medici prescrittori delle strutture ospedaliere, invece che produrre le loro ricette farmaceutiche sulla carta, e quindi in maniera molto difficile da andare a monitorare, perché voi sapete
esistono le ricette farmaceutiche che sono fatte dai medici, sono tantissime, e quindi andare a fare un controllo sull'appropriatezza prescrittiva sul cartaceo risulta davvero molto più difficoltoso rispetto a quanto si possa fare con un click, andando ad elaborare dei dati rivenienti da prescrizioni informatizzate. Quindi è stato, diciamo, posto in essere un obbligo per i medici prescrittori di andare a utilizzare la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche in modo tale da poterli monitorare nell'utilizzo appropriato dei medicinali. Allora, oltre a queste azioni, che cosa ha fatto la struttura regionale che è diretta da me? La struttura regionale, nel momento in cui ha verificato che la spesa farmaceutica della Regione Puglia era fuori controllo, è andata a cercare di capire dove questa spesa farmaceutica era maggiormente fuori controllo, cioè andando ad individuare le categorie di farmaci per i quali la media di spesa regionale si discostava in maniera esorbitante rispetto alla media nazionale, e a definire quali erano, diciamo, le cause di questi utilizzi, diciamo, sproporzionati di farmaci. Sono state individuate un tot di categorie, qui ne vedete elencate alcune. Ci sono state individuate le categorie dei farmaci a base di statine, a base di antibiotici, a base di inibitori di pompa protonica, farmaci per l'asma e per la BPCO, i fattori stimolanti le colonie che servono per la stimolazione dei globuli bianchi, farmaci per ipertrofia blastica benigna, per l'uricemia cronica o antinfiammatori. Per ognuna di queste categorie di farmaci, prima ancora di addivenire a queste delibere di giunta regionali che vedete qui elencate, che cosa è successo? Siamo andati a valutare il grado di appropriatezza delle prescrizioni. Sapete che cosa sono le note AIFA? Nessuno sa che cosa sono le note AIFA? Allora, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nel momento in cui definisce la rimborsabilità di un medicinale in regime mutualistico, chiamiamolo così, per alcuni medicinali che sono caratterizzati da costi superiori rispetto alla media, oppure in base alle evidenze scientifiche disponibili, determina che la rimborsabilità per questi farmaci sia limitata solo ad alcune indicazioni terapeutiche. Quindi, se un farmaco dall'Agenzia Italiana del Farmaco viene autorizzato per 3 indicazioni terapeutiche, l'Agenzia Italiana del Farmaco, con una nota limitativa chiamata nota AIFA, può definire di porre al rimborso dello Stato solo una delle 3 indicazioni terapeutiche che sono state autorizzate, il che non significa che le altre due non possano essere prescritte dai medici, ma significa che non possono essere poste a carico dello Stato. Quindi, nel momento in cui un farmaco, come faccio ad esempio le statine, che sono i farmaci per l'ipercolesterolemia familiare, è soggetto a una nota limitativa AIFA, è evidente che i medici devono rispettare quali sono i parametri che sono definiti da quelle note limitative, che ne determinano la possibilità di porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale Regionale la spesa oppure no. E quello che è stato verificato su questi farmaci, sulle statine in particolare, è che venivano utilizzati in larga scala al di fuori dalle limitazioni imposte dalla nota AIFA. Quindi, andando a implementare dei controlli informatizzati sulle prescrizioni dei medici, la prescrizione di questi farmaci si è considerevolmente ridotta, evitando non solo delle prescrizioni che non dovevano essere poste a carico dello Stato, ma anche, diciamo, un utilizzo improprio dei medicinali al di fuori addirittura delle indicazioni autorizzate in scheda tecnica. Voi sapete che, se non lo sapete ve lo dico, che quando un medicinale viene autorizzato dall'AIFA per un'indicazione terapeutica qualsiasi, a monte
ci sono degli studi clinici che vengono effettuati che garantiscono non solo l'efficacia ma anche la sicurezza di quel farmaco nella pratica clinica. Se un medicinale viene utilizzato al di fuori di quelle indicazioni terapeutiche che sono autorizzate in scheda tecnica da AIFA, non solo non dovrebbe essere posto a carico dello Stato per una questione di rimborsabilità, ma ci esistono poi una serie di diciamo risvolti legali sulla sicurezza clinica del medicinale che possono porre a rischio la salute dei pazienti. Quindi diciamo ha un doppio valore quello di monitorare l'appropriatezza prescrittiva, sia in termini di salute sia in termini economici. Vi faccio l'esempio banale di quello che è successo sui farmaci antibiotici. Sui farmaci antibiotici la Regione Puglia aveva registrato nel corso del 2016 un consumo di antibiotici del 65% superiore a quello della media nazionale. Siamo al sud, o siamo tutti malati, abbiamo la peste, oppure qui fa sempre meno 10 gradi e non mi sembra che abbiamo un clima diciamo tanto più disastroso rispetto a quello delle regioni del nord, oppure c'è qualcosa che non va nelle prescrizioni dei medici, è un ricorso troppo diciamo frequente all'utilizzo degli antibiotici anche quando in realtà questo non è necessario. Allora, sapete evidentemente dagli studi di farmacologia che avete fatto che un utilizzo spropositato di antibiotici, oltre a non essere diciamo necessario, che cosa può provocare? Le resistenze batteriche, bravissimi. E quindi nel momento in cui un uso spropositato viene effettuato su scala regionale a degli indici di consumo così elevati, pone a rischio proprio la salute dei cittadini pugliesi che potrebbero non rispondere più alla cura con gli antibiotici convenzionali nel corso degli anni ovviamente, e necessitare di utilizzo di antibiotici sempre più potenti che fino alla fine potrebbero non essere più anch'essi efficaci e quindi enorme danno per la salute. Quindi capite quanto l'appropriatezza prescrittiva sia combaci con anche con la sicurezza clinica e con la tutela della salute dei cittadini. Allora, qui ci sono le varie implementazioni evolutive che la struttura da me diretta ha portato avanti sui sistemi informativi che vengono utilizzati per la prescrizione dei medicinali. Allora, innanzitutto partiamo dalle definizioni. Un sistema informativo è un sistema che viene utilizzato su scala regionale da determinate figure di operatori sanitari e in questo caso diciamo viene utilizzato per la prescrizione farmaceutica. Esistono per la prescrizione farmaceutica su scala regionale due tipologie di sistemi informativi. Il primo è il sistema informativo regionale edotto, che è il sistema informativo che viene utilizzato da tutte le strutture pubbliche del sistema sanitario regionale, quindi negli ospedali piuttosto che nelle ASL, da tutti i medici ospedalieri delle ASL o degli ospedali. E poi esiste il sistema informativo SIST, che è quello che viene utilizzato anche invece dai medici di medicina generale, quindi i medici di famiglia per essere più pratici, e dai pediatri di libera scelta. Tramite questo sistema informativo, quest'ultimo, il SIST, si generano le ricette dematerializzate, perché voi sapete che dal 2011 esiste una norma nazionale che prevede la dematerializzazione delle ricette rosse, che prima erano tutte cartacee, e prevede anche la possibilità di andare a impostare le ricette rosse cartacee stampandole poi tramite diciamo, l'utilizzo del ricettario rosso cartaceo. Allora, quali sono stati diciamo, gli interventi che la Regione ha posto in essere su questi sistemi informativi? Allora, sapete innanzitutto
che alcuni medicinali, quelli diciamo di maggiore importanza clinica piuttosto che di maggiore costo, possono essere soggetti a prescrizione su diagnosi e piano terapeutico specialistico. Che significa che prima ancora che il medico di base faccia la ricetta rossa o dematerializzata, qualunque essa sia, c'è necessità che a monte questa prescrizione venga preceduta da un piano terapeutico che può fare solo ed esclusivamente lo specialista. Spesso quando AIFA decide che un farmaco debba essere soggetto a diagnosi e prescrizione su piano terapeutico, definisce anche quali sono gli specialisti che sono autorizzati o autorizzabili dalla regione alla prescrizione di questi medicinali e di quale tipologie di strutture. Che cosa ha fatto la regione? Questi piani terapeutici specialistici, che sono poi quelli, ripeto, che interessano i farmaci a più alto costo o con maggior interesse clinico, li ha informatizzati. Quindi tutte le prescrizioni che vengono fatte dagli specialisti su farmaci che sono soggetti a piano terapeutico devono passare dal sistema informativo regionale edotto, che per governare l'appropriatezza prescrittiva è stato inoltre implementato di alcuni controlli automatizzati. Cioè, che cosa si è implementato? Se un farmaco, per dire, è autorizzato in scheda tecnica solo per una indicazione terapeutica, il sistema informativo è diciamo stato settato in modo tale che il medico possa prescrivere il piano terapeutico informatizzato solo ed esclusivamente per quella indicazione terapeutica per la quale il farmaco è stato autorizzato, e quindi non permette in questa maniera al medico di fare delle prescrizioni per altre indicazioni terapeutiche che non sono quelle autorizzate in scheda tecnica. Viene diciamo fatta la prescrizione farmaceutica tramite anche l'implementazione di quelle che sono le limitazioni previste delle note AIFA, cioè se è prevista una limitazione da una determinata nota AIFA per un farmaco, tutte queste limitazioni, e quindi diciamo quelle che permettono di porre a carico dello Stato un farmaco piuttosto che non, sono state caricate sul sistema informativo in modo tale da informare il medico che per quelle limitazioni il farmaco è rimborsato, per altre indicazioni invece il farmaco deve essere posto a carico degli assistiti, e quindi questo è un altro strumento di governo. Poi che cosa è stato fatto? Allora, siccome il sistema informativo regionale edotto mensilmente dà anche informazione ai medici di medicina generale, i medici convenzionati piuttosto che i pediatri di libera scelta, anche dei loro cedolini stipendiali. Allora, assieme ai cedolini stipendiali, ai medici prescrittori vengono mandati, quindi nel momento in cui uno riceve lo stipendio si va a guardare il cedolino stipendiale e si va a guardare anche però il report di quello che ha consumato, cioè di quello che ha prescritto, se lo ha prescritto in maniera appropriata piuttosto che non. Questi si chiamano report, che consentono al medico di fare un'autovalutazione della propria prescrizione, cioè di verificare se e dove ha sbagliato nella prescrizione, su quali categorie e che cosa ha generato la sua eventuale prescrizione inappropriata in termini di spesa per il sistema sanitario regionale. Questo diciamo serve sia ai medici per fare diciamo un'autovalutazione, quindi un self audit, sia poi alle strutture del sistema sanitario che sono dedicate al controllo e alla verifica dell'appropriatezza prescrittiva, di andare a controllare e nel caso addebitare le prescrizioni inappropriate a chi le ha generate. Sul SIST, queste diciamo a grandi linee le implementazioni che sono state fatte sul sistema informativo edotto. Sul SIST altrettanto diciamo sono state fatte delle implementazioni evolutive che prevedono una verifica retrospettica sulle prescrizioni di farmaci soggetti a nota AIFA. Cioè, faccio un esempio banale:
Se la nota AIFA 1.48, cioè quelle che vanno a definire la rimborsabilità dei farmaci per i farmaci inibitori di pompa protonica, quindi quelli antiacidi, prevede che la rimborsabilità di questi farmaci sia applicabile solo nei casi in cui uno faccia un utilizzo cronico di acido acetilsalicilico in concomitanza di altri anticoagulanti o in concomitanza di un'età superiore a 65 anni. Il sistema che cosa fa? Va a vedere se a monte di quella prescrizione del farmaco soggetto alla nota AIFA, per quello stesso assistito, risultino presenti delle prescrizioni di quegli altri farmaci che sono il cui utilizzo è previsto ai fini della nota AIFA, cioè se ci sono delle prescrizioni di acido acetilsalicilico, piuttosto se il paziente ha 65 anni di età o di più, o se usi in maniera cronica dei farmaci antinfiammatori. E quindi dà dei warning, dei messaggi informativi in questo modo ai medici, facendogli capire che sta sbagliando piuttosto che non, e quindi gli dà un'informazione che agisce ex ante piuttosto che ex post sulla garanzia della appropriatezza prescrittiva. E quindi diciamo, questo è un altro strumento che è servito per ridurre la prescrizione inappropriata. Questo che vedete diciamo nella slide è un esempio diciamo della scheda medico per il self audit. Nella scheda medico sono rappresentate tutte quelle categorie di farmaci, li vedete sulla destra, con gli ATC. Sapete che cos'è l'ATC dei farmaci? Credo di sì, è la categoria anatomico chimico terapeutica dei medicinali, che consente ai medici di andare a definire rispetto alle proprie prescrizioni quali sono quei farmaci, tutti quelli in rosso sulle linee rosse a destra, che ha prescritto in maniera eccessiva o in maniera inappropriata, e gli dà dei margini di confronto sia con le medie distrettuali, perché esistono diciamo dei distretti sociosanitari a cui ogni medico fa riferimento, sia delle medie aziendali, perché poi i vari distretti sono suborganizzazioni delle aziende sanitarie, delle ASL, sia a livello regionale. Quindi dà al medico l'opportunità di paragonarsi sia con il suo circondariato piccolo, sia con la media regionale in generale. Questo invece è un cruscotto di monitoraggio della spesa farmaceutica che viene utilizzato a livello invece delle aziende sanitarie, cioè chi governa il sistema dal piano più alto, ovvero dalla regione, faccio per dire, ha la necessità di capire dove il sistema funziona e dove fa acqua. Quindi di capire chi sono prima di tutto le aziende sanitarie del sistema pubblico che rispettano o non rispettano i tetti di spesa, e poi dal dato macro, e quindi dal dato di spesa generale, che è rappresentato da un pallino verde piuttosto che da un pallino rosso, dove il verde sta per rispetto e il rosso sta per non rispetto, andare a intraprendere azioni di maggiore controllo verso quelle aziende che in realtà non hanno garantito il rispetto dei vincoli di spesa. Poi qual è stato diciamo le ulteriori azioni intraprese per il governo della spesa farmaceutica? Un'ulteriore azione intrapresa è l'implementazione del primo ciclo di terapia. Quanti di voi sanno che cos'è il primo ciclo di terapia? Ok, allora il primo ciclo di terapia è la prescrizione di farmaci che viene fatta da parte dei medici specialisti nelle strutture ospedaliere a fronte di una visita specialistica ambulatoriale, piuttosto che a fronte di una dimissione da ricovero ordinario o day hospital. Cioè uno esce va in ospedale, si ricovera,
quando esce dall'ospedale, se ne viene fuori con una prescrizione medica, la prescrizione medica consiste anche di alcuni farmaci che possono essere ritirati direttamente alla farmacia ospedaliera di riferimento di quella azienda sanitaria e che costituisce quindi il primo ciclo di terapia. Che cosa serve questo? Serve sempre a sottrarre distribuzione di farmaci alla farmaceutica convenzionata, quindi alle farmacie che sono sul territorio regionale private, e tramite l'acquisto da parte delle aziende ospedaliere di questi farmaci che vengono distribuiti al primo ciclo di terapia si ottiene un ulteriore risparmio. Quindi è un'altra azione di potenziamento della distribuzione diretta che serve per ridurre la spesa farmaceutica. Dopodiché esistono anche delle azioni che sono state intraprese nei confronti dei medicinali innovativi. Sapete che cosa sono i farmaci innovativi? Allora, ci sono dei farmaci classificati dall'AIFA che per importanza clinica di elevata natura vengono definiti e classificati come farmaci innovativi. Però che cosa succede? Questi farmaci innovativi, proprio perché hanno un'elevata importanza clinica, e vi faccio l'esempio dei farmaci che sono usciti dal 2015 per la cura dell'epatite C, sono dei farmaci che hanno dei costi elevatissimi e sono dei farmaci che in realtà, se non vengono governati, il cui utilizzo se non viene governato può determinare un default in pochissimo tempo, perché se un utilizzo inappropriato di un antibiotico determina uno sforamento del tetto di spesa, immaginatevi che cosa può determinare l'utilizzo inappropriato di farmaci innovativi. Questi farmaci innovativi, per governarne, diciamo, l'appropriatezza, l'AIFA che cosa fa? Innanzitutto li rende soggetti a prescrizioni su piano terapeutico facendoli passare attraverso un registro di monitoraggio. Se voi andate a ispezionare o a curiosare sul sito internet dell'Agenzia Italiana del Farmaco, vedrete che esiste una sezione che si chiama Farmaci soggetti a registri di monitoraggio AIFA. In questa sezione di farmaci sono contenuti anche una serie di farmaci innovativi per la cui prescrizione l'Agenzia Italiana del Farmaco pone una serie di vincoli e paletti in maniera informatizzata, tale per cui il medico deve effettuare per forza delle determinate analisi cliniche e deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare che il paziente sia affetto da quella patologia piuttosto che da determinate sintomatologie di quella patologia per poter fare la prescrizione. Fortunatamente su questi farmaci innovativi il governo mette a disposizione ogni anno dei fondi ministeriali che ammontano a 1 miliardo di euro su scala nazionale. Rispetto al miliardo di euro, a seconda, diciamo, della spesa che le regioni vanno a fare su questa categoria di farmaci, viene garantito l'accesso a questo fondo dei farmaci innovativi e è previsto però anche che se la spesa di questi farmaci innovativi superi il miliardo del fondo che mette a disposizione delle regioni lo Stato, tutto il resto che non sia coperto dal fondo sia coperto con la spesa della regione, con fondi regionali. Quindi capite quanto è importante garantire il rispetto della spesa relativa a questi medicinali che deve rimanere sempre all'interno del perimetro del fondo dei farmaci innovativi e che se non viene fatta in maniera appropriata da parte dei medici prescrittori rischia di far sforare la spesa farmaceutica in maniera esorbitante. Su questi farmaci la Regione Puglia ha
implementato delle azioni di monitoraggio sulle prescrizioni informatizzate e ha sollecitato i medici prescrittori alla chiusura dei registri. Che cosa significa? Allora, i farmaci che sono sottoposti al registro di monitoraggio AIFA prevedono che la prescrizione venga fatta dal medico, ma che quando la terapia sia conclusa, il medico chiuda, diciamo, quella scheda di prescrizione che ha aperto per un determinato paziente e a valle della quale è previsto, diciamo, l'accesso ai meccanismi di rimborso. Se il medico prescrittore non provvede a chiudere queste benedette schede di monitoraggio, non è previsto l'accesso da parte delle regioni ai meccanismi di rimborso. Quindi capite voi che una gestione sbadata da parte dei medici prescrittori che magari non hanno chiuso le schede di monitoraggio di questi farmaci perché hanno tanto da fare o perché se ne sono dimenticati, significa per la regione il mancato accesso a tutti questi meccanismi di rimborso che in realtà garantiscono la sostenibilità del sistema. Quindi il monitoraggio e diciamo, i solleciti che la regione ha fatto in tal senso sono stati, diciamo, necessari per chiudere un tot di schede di prescrizione da parte dei medici che erano rimaste aperte e che ci ha dato l'opportunità di ricavare milioni di euro di note di credito sui medicinali innovativi per i quali erano previsti i rimborsi ma erano bloccati in virtù della mancata chiusura di queste schede di monitoraggio da parte dei medici prescrittori. Poi un'altra manovra che è stata fatta per garantire la gestione finanziaria del servizio farmaceutico pubblico regionale è stata quella di andare a rinegoziare l'accordo DPC. Allora, che cosa? Prima vi ho detto che i farmaci PHT, che possono essere comprati in maniera centralizzata dalle strutture pubbliche del sistema sanitario regionale e distribuiti in nome e per conto invece dalle farmacie convenzionate, per questa diciamo azione di distribuzione che le farmacie convenzionate compiono rispetto a questi farmaci, la regione garantisce a pezzo distribuito un fee alle farmacie. La distribuzione di questi farmaci era regolata da un accordo con le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, quindi la Federpharma, che definiva un rimborso, una remunerazione per pezzo dispensato pari a circa 10 euro a pezzo dispensato. Con diciamo la revisione dell'accordo per la distribuzione per conto che è stata fatta nello scorso giugno del 2017, si è prevista una riduzione del fee riconosciuto alle farmacie per la dispensazione di ogni pezzo di questi farmaci di natura APHT da dispensare nel circuito della distribuzione per conto, che ha determinato una riduzione del costo del servizio della distribuzione per conto del 24%, che poi in soldoni, in termini monetari, ha determinato poi un risparmio su base annua che è stato pari a soli 5 milioni e 700 mila euro. Quindi vedete come si fa presto, diciamo, a fare grosse cifre intervenendo su singoli capitoli di spesa della farmaceutica. La farmaceutica è un ambito davvero esteso, caratterizzato da diverse peculiarità, e per essere governato ha necessità di agire su vari campi. Questo è un esempio dei risultati che si sono ottenuti a fronte delle azioni che vi ho raccontato prima, cioè le azioni di monitoraggio e di restrizione farmaceutica sulle varie categorie di farmaci per i quali è stata identificata inappropriatezza prescrittiva, quindi gli antibiotici piuttosto che le statine, piuttosto che gli inibitori di pompa protonica,
i FANS o i farmaci per l'asma e BPCO, vedete che cosa ha determinato poi l'azione della regione. Se la spesa farmaceutica nell'Italia nel periodo gennaio-dicembre 2017 per antibiotici è scesa del 3,9%, nella regione Puglia è scesa del 9,13%, quindi di oltre due volte tanto. Capirete quindi che vuol dire che questa azione che è stata messa in atto dalla regione ha fatto sì che la riduzione sugli antibiotici ci sia stata e sia stata anche di una riduzione cospicua. Sulle statine addirittura, mentre l'Italia aumenta la propria spesa percentuale lorda del 4,4%, nella Puglia nello stesso periodo si è osservata una riduzione dell'1,47%. È ovvio che voi dite solo l'1,47%, l'1,47% è un dato importante nel momento in cui il resto dell'Italia va al contrario, cioè mentre gli altri crescono io diminuisco. E in più, se andate a vedere questo dato in maniera prospettica, quindi nel 2018, la diminuzione è stata ancora molto più importante. Quindi su tutte le categorie che sono state osservate da queste delibere di riduzione della spesa farmaceutica per l'implementazione dell'appropriatezza prescrittiva, si è avuta, diciamo, una riduzione della spesa che vedete, diciamo, qui riepilogata. Se all'inizio dell'anno ha avuto un andamento sinusoidale, cioè noi siamo partiti con le azioni di riduzione della spesa farmaceutica dal mese di gennaio 2017, quindi se dal mese di gennaio 2017 vedete ha avuto una riduzione altalenante fino al mese di maggio, dal mese di maggio in poi, dal mese di giugno in poi, la riduzione, quindi diciamo la messa a regime di questi provvedimenti di appropriatezza prescrittiva, di queste implementazioni informatizzate dei monitoraggi, di questi piani terapeutici informatizzati, di queste schede medico di self-audit dei medici, ha prodotto delle continue riduzioni della spesa farmaceutica che fino al mese di dicembre del 2017 sono arrivate a registrare un 15% in meno della spesa farmaceutica regionale, quindi vuol dire che la cura cominciava e comincia a funzionare. Quindi che cosa succede? Alla fine succede che dai provvedimenti di legge nazionale e quindi diciamo dai tetti di spesa piuttosto che dai vincoli finanziari, piuttosto che da quelli che sono i fondi dei farmaci innovativi o piuttosto da quelle che sono le leggi che consentono di fare una tipologia di distribuzione piuttosto che un'altra tipologia di distribuzione sui farmaci, ne derivano i provvedimenti regionali e i provvedimenti regionali determinano una variazione del mercato. Capirete bene che nel momento in cui la Regione Puglia ha adottato tutta questa serie di provvedimenti che hanno portato poi alla riduzione della spesa farmaceutica che avete visto nel grafico precedente, che è arrivata fino al 15% nel mese di dicembre, sono variate anche inevitabilmente gli introiti delle farmacie convenzionate che si trovano sul territorio, perché una prescrizione inappropriata di antibiotici in meno, piuttosto che di statine in meno, piuttosto che di farmaci inibitori di pompa protonica in meno, significa una ricetta in meno spedita in farmacia di uno piuttosto che dell'altra categoria di farmaci, che determina un minore introito per le farmacie. E quindi mettono in qualche modo, diciamo, in difficoltà l'altra parte del sistema. Cioè, se da una parte garantiscono la sostenibilità del sistema sanitario pubblico, perché è lo Stato e quindi la Regione di conseguenza che paga la sanità con le nostre tasse, con le tasse di noi cittadini, dall'altra parte mette un po' in difficoltà quella che è l'azienda farmacia privata, perché l'azienda farmacia privata è pur sempre un'azienda ed è un'azienda che è basata su degli introiti
e basando, diciamo, la sua gestione sugli introiti, definisce quelli che sono le quantità di acquisto dei medicinali, piuttosto che la numerosità del personale da assumere, sia farmacista che tecnico di magazzino piuttosto che non, sia la debitoria o l'investimento nei confronti delle banche e quant'altro. Quindi è necessario tenere in conto, per garantire la sostenibilità del sistema sia pubblico che privato, tutta questa serie di varianti e variabili che mantengono il sistema della gestione farmacia. Allora, io a questo punto, se voi siete d'accordo, farei un break prima di passare a quella che è la seconda parte della lezione, e che è quella che riguarda la gestione economico-finanziaria delle farmacie convenzionate. Fino adesso vi ho parlato di quello che è il sistema sanitario regionale pubblico, adesso vediamo come funziona invece una farmacia convenzionata. Buon break. Allora, ricominciamo. Siete entusiasti di questo corso di farmacia che state facendo o no? Vi piace la laurea che avete intrapreso? Quanti sì e quanti no? Prima i sì. Tutta questa parte no, eh? Quanti di voi hanno la farmacia? Mazza, bella. Ma avete idea di voler lavorare nelle farmacie convenzionate, oppure avete anche, diciamo, avuto modo di conoscere anche l'ambito pubblico? E sapete che poi, oltre alla farmacia convenzionata, esiste anche il sistema sanitario pubblico, no? Quindi le farmacie ospedaliere piuttosto che le farmacie delle ASL, dove però è necessaria una specializzazione abilitante. E quindi poi c'è da fare altri 4 anni di specializzazione. Anche no, che però, diciamo, è l'unica alternativa al non voler lavorare nelle farmacie. Va bene. Allora, andiamo avanti sulla gestione economico-finanziaria della farmacia convenzionata. Quindi abbiamo parlato di quello che è il servizio farmaceutico pubblico e di quali sono le azioni strategiche in realtà che il servizio farmaceutico pubblico pone in essere e ha posto in essere specificatamente nella Regione Puglia per cercare di garantire una gestione economico-finanziaria farmaceutica corretta. Adesso vediamo che cosa bisogna fare all'interno delle farmacie convenzionate pubbliche e private. Dicevo prima che l'attuale contesto nazionale e regionale sulla farmaceutica impone l'adozione di un processo di naturale evoluzione nella gestione dell'azienda farmacie, richiedendo al farmacista titolare di integrare le proprie competenze tecnico-scientifiche professionali con quelle di tipo manageriale. Oggi non basta più essere solo un bravo professionista, un bravo farmacista. Quella è sicuramente, diciamo, una buona parte del lavoro che un farmacista deve fare se ha una propria azienda, e quindi se deve gestire una propria farmacia convenzionata. Ma per garantire che l'azienda farmacia resti in piedi, al farmacista, ovvero al titolare della farmacia, è richiesta sempre più una competenza di tipo manageriale. Allora, come si valuta lo stato di salute di un'azienda? Come, alla stessa maniera di come si valuta lo stato di salute di una persona che è spesso, diciamo, per il quale è necessario andare dal medico, così analogamente per la farmacia è necessaria fare un'analisi di gestione sia preventiva sia per risolvere eventuali problematiche specifiche. Innanzitutto, qual è il punto di partenza per fare un'analisi dello stato di salute dell'azienda? Il punto di partenza per fare un'analisi dello stato di salute dell'azienda è sicuramente il suo bilancio, che visto da una prospettiva esterna
rispecchia l'immagine dell'azienda e fornisce degli elementi indispensabili di valutazione per chiunque sia interessato a conoscere la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa. Cioè, se voi dovete acquistare una farmacia o una qualsiasi azienda, la cosa che normalmente si fa è fammi vedere il bilancio, cioè dà un'idea dello stato di salute dell'azienda, sia una in visione prospettica, rappresenta, diciamo, uno strumento, il principale strumento per effettuare un controllo sulla gestione dell'impresa farmacia. Quali sono i due elementi fondamentali del bilancio della farmacia? Sono lo stato patrimoniale ed il conto economico. Il conto economico e lo stato patrimoniale rappresentano ed esprimono due diversi aspetti dell'azienda: il primo da un punto di vista dinamico, il secondo da un punto di vista statico, anche se in realtà esistono delle forti correlazioni tra l'uno e l'altro. Lo stato patrimoniale fotografa in un preciso istante quella che è la situazione delle attività e delle passività dell'impresa. Tra le attività nello stato patrimoniale sono indicati quali sono i beni materiali e immateriali di cui la farmacia dispone, quindi i fabbricati, gli arredi, le attrezzature, i software, l'eventuale indennità di avviamento, i magazzini, i crediti verso i fornitori, le casse e le banche. Tra le passività invece sono indicati i debiti, quindi i debiti verso le banche, i debiti per altri finanziamenti, i debiti verso fornitori, che i debiti uno può comprare da un'azienda farmaceutica e ad avere un debito nel pagamento della fattura all'azienda farmaceutica, o comprare a fronte di un mutuo stipulato con una banca e quindi avere un debito nei confronti di una banca. I debiti verso l'erario, perché voi sapete che rispetto a quello che c'è da pagare sulle fatture esistono le imposte IVA e quindi si paga un debito anche all'erario. Il debito è verso il personale, perché le farmacie per funzionare hanno necessità di assumere personale, da personale farmacista o personale tecnico di magazzino piuttosto che altro. Quindi questi debiti rappresentano il capitale prestato da terzi, mentre il patrimonio netto rappresenta le risorse investite nelle farmacie direttamente dal farmacista. Il conto economico. Il conto economico definisce il risultato economico dell'esercizio e ci dà l'idea di quali sono i componenti positivi e i componenti negativi del reddito. Innanzitutto guardiamo i componenti positivi. Quali sono i componenti positivi del conto economico? Sono i ricavi di vendita, che sono suddivisi sia in fatturato mutualistico e cassetto. Che significa? Il termine cassetto è un termine proprio del farmacista. Tutto quello che è rappresentato dalle ricette che vengono spedite in regime SSN, quindi quelle che vengono rimborsate dalla ASL, faccio per dire, significa il fatturato mutualistico, cioè quello che è garantito dallo Stato a fronte di rimborsi rivenienti dallo Stato. Tutto quello che invece è a pagamento da parte degli assistiti rappresenta il cassetto della farmacia, e quindi dal dentifricio al farmaco a pagamento, all'integratore, al cosmetico o quant'altro. Poi ci sono i ricavi diversi, quindi vendite con fattura, ad esempio le vendite che vengono fatte alle case di cura o alle aziende, i ricavi per noleggio, ad esempio il noleggio di bilance, di aerosol, di test diagnostici, i ricavi per servizi erogati in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, come ad esempio prestazioni CUP, distribuzione dei medicinali per conto della ASL, e qui ritroviamo la famosa distribuzione per conto, la DPC, dei farmaci di classe APHT di cui vi parlavo prima. Poi proventi finanziari, quindi dividendi, interessi attivi. È evidente che quindi esistono questi elementi positivi del reddito, come esistono anche degli elementi negativi del reddito, dove abbiamo il costo del venduto,
che, comprendente gli acquisti da distributori intermedi e gli acquisti dei produttori, vi dicevo prima che un farmaco può essere acquistato sia dall'azienda farmaceutica che dal distributore intermedio. La valorizzazione delle rimanenze. Che cosa sono le rimanenze? I farmaci che vengono acquistati da una farmacia e che sono disponibili all'interno del magazzino della farmacia sono un passivo, nel senso che fino a quando restano lì rappresentano una spesa se non vengono poi venduti e quindi non producono un utile. Poi gli stipendi e i costi del personale dipendente. I costi per servizi, noi abbiamo la farmacia, le farmacie sapete che sono spesso oggetto di furti e quindi è necessario spesso pagare la vigilanza piuttosto che manutenzioni, canone, leasing e consulenze fiscali. Poi abbiamo i consumi, le utenze varie, le spese generali, le quote associative. Sapete che le farmacie sono nella maggior parte dei casi, salvo pochissimi casi sporadici, sono associate a federazioni sindacali che fanno una serie di attività per conto delle farmacie. Le farmacie, la federazione sindacale più rappresentativa delle farmacie è rappresentata da Federfarma, dove nella regione Puglia nello specifico esiste una Federfarma regionale, Federfarma Puglia, e esistono delle rappresentazioni sindacali di Federfarma anche a livello provinciale, quindi abbiamo la Federfarma di Foggia, di Bari, di Lecce, piuttosto che delle altre province. Le quote associative per gli ordini dei farmacisti, è ovvio che un farmacista per esercitare la propria professione deve essere iscritto all'ordine e quindi deve pagare anche, diciamo, l'iscrizione all'ordine. Gli oneri bancari e gli oneri finanziari, quindi gli interessi passivi e le spese bancarie, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti e gli oneri straordinari. Quindi che cosa succede? Quando noi andiamo dal medico, la prima cosa che viene fatta è la valutazione dello stato di salute. La stessa cosa, il primo step del controllo di gestione per la farmacia è la valutazione del suo stato di salute attraverso che cosa? Attraverso una riclassificazione del bilancio d'esercizio e il calcolo di indici economici finanziari. Allora, queste sono nozioni che io vi darò, diciamo, in maniera abbastanza superficiale e veloce, perché in realtà a curare e a gestire questa parte, diciamo, della farmacia normalmente esistono degli studi commercialistici che sono a tal fine dedicati, però è importante che voi abbiate quantomeno le nozioni di base o un'idea di che cosa significano certi, diciamo, terminologie per poter anche masticare nel prossimo futuro queste materie. Quindi il bilancio di esercizio, il bilancio che vi dicevo prima, non è di per sé un documento che fornisce in maniera diretta e immediata delle informazioni in merito alla gestione della farmacia. Per poter avere delle informazioni, diciamo, più precise, si fa una riclassificazione dei documenti contabili del bilancio e la si fa rielaborando le voci dello stato patrimoniale e del conto economico per avere dei dati più significativi. Lo stato patrimoniale nello specifico viene riclassificato distinguendo gli impieghi e le fonti di finanziamento secondo i criteri finanziari, e quindi queste cose, ripeto, sono cose che verranno fatte poi dai commercialisti dell'azienda. Per quanto concerne il conto economico invece, la riclassificazione dello stesso consiste nel rielaborare i dati evidenziando il valore aggiunto e il costo del venduto. Quindi che cosa succede? Che con questi documenti così riclassificati si ha un'idea di per formulare degli indici che permettono di interpretare la realtà aziendale e gestionale attraverso la correlazione tra elementi che sono sia di natura economica, patrimoniale
che finanziaria. In soldoni, che cosa succede? Se io vado a riclassificare il mio bilancio e quindi metto insieme una serie di voci dove vado a fare il netto di quello che sono i ricavi delle vendite rispetto ai costi operativi per l'acquisto delle merci vendute e dei servizi, e quindi ottengo il mio valore aggiunto, al quale poi sottraggo il costo del mio personale, al quale sottraggo ulteriormente gli ammortamenti e gli accantonamenti, e al netto ancora della gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, quindi dei debiti verso fornitori, mutui piuttosto che altro, al netto ancora delle imposte, quindi delle tasse, l'IVA e tutto quello che ne concerne, avrò effettivamente un'informazione che mi dice se la mia azienda produce degli utili o se si trova in una perdita di esercizio. Quindi il conto economico riclassificato permette di dare una serie di informazioni come il valore aggiunto, che indica la capacità di copertura del costo del venduto e dei servizi, il margine operativo lordo, che esprime la copertura del costo del personale, e il risultato operativo, che quantifica la parte dei ricavi che residua dopo aver coperto tutti i costi della gestione caratteristica della farmacia. La redditività della farmacia come si misura? Gli aspetti principali per misurare la redditività dell'azienda farmacia deve tener conto di tre aspetti fondamentali, e questi sono quelli più importanti. Il primo, sicuramente più degli altri, ma gli altri diciamo sono altrettanto importanti, sono la gestione di magazzino, la produttività del personale, la redditività delle vendite. Guardiamoli una alla volta. La gestione del magazzino. Allora, è ovvio che la gestione delle scorte, siccome la farmacia in realtà quello che fa come attività principale è vendere farmaci o prodotti in generale, quindi se fa una gestione corretta e oculata delle scorte è una azienda che può produrre degli utili, altrimenti è facilmente può produrre dei debiti e dei danni che portano la farmacia al default. Il controllo del magazzino quindi è una variabile fondamentale nella gestione della farmacia, e avere delle scorte eccessive comporta un elevato rischio di obsolescenza delle merci e impossibilità di sfruttare bene le eventuali variazioni dei prezzi di mercato. Sapete che nel momento in cui un farmaco non viene venduto, resta lì, può capitare che nel frattempo le condizioni di mercato, ovvero il prezzo di quel farmaco vari, diminuisca, e io ho acquistato un prodotto a tanto e lo devo vendere a poco, e quindi piuttosto che avere un utile ho una perdita all'interno della mia gestione economica finanziaria della farmacia. Qual è l'aspetto più importante da valutare all'interno della gestione del magazzino? Il cosiddetto indice di rotazione. L'indice di rotazione è quel parametro che permette di definire se c'è una gestione di magazzino corretta o meno, e questo indice deve essere evidentemente valutato in relazione sia alle caratteristiche della clientela e della tipologia dei prodotti distribuiti. Adesso vi spiego anche il perché. Allora, innanzitutto l'indice di rotazione all'interno di un magazzino può essere calcolato o sull'intero magazzino, quindi quanto un prodotto velocemente ruoti e quindi venga dispensato all'interno dello stesso di tutto il magazzino, oppure quanto una categoria di prodotti omogenee, faccio per dire le statine piuttosto che gli antibiotici, abbiano una rotazione all'interno del magazzino, o quanto una singola categoria di prodotti ruoti velocemente all'interno del magazzino. Un elevato indice di rotazione, quindi un farmaco che viene dispensato molto velocemente, indica che il magazzino viene movimentato con frequenza e che quindi la merce vi rimane per breve tempo. Che cosa succede quando la merce resta per breve tempo nel magazzino? Si traduce in minori capitali immobilizzati, quindi io non ho tanto magazzino e quindi tanti soldi impostati e che restano lì e che non producono utile, minori costi finanziari e minori costi di gestione del magazzino. È ovvio che io più merce avrò da gestire,
più personale dovrò utilizzare per poterla gestire, più risorse anche dal punto di vista informatiche dovrò impegnare per poter gestire un magazzino più grosso. Viceversa, un indice di rotazione basso, cioè quando il farmaco viene dispensato con una bassa frequenza, indica che c'è uno scarso movimento e che quindi i prodotti acquistati permangono nel magazzino per molto tempo a causa di un rallentamento delle vendite o a causa magari di un'errata selezione nella fase di approvvigionamento degli stessi. Capite quanto è importante sapere all'interno della propria azienda come si muovono i medicinali e quanto è importante l'utilizzo di tecnologie di informatizzazione che diano un'idea di quello che sta succedendo all'interno della propria azienda. Sbagliare un ordinativo, quindi comprare tanta più roba di quella che serve in un determinato periodo, significa avere una serie di rischi. Il primo, quello di impostare tanti soldi in magazzino che non portano subito quei ricavi che sono sperati. Il secondo, il rischio che la merce vada in scadenza e quindi si abbia, diciamo, una perdita piuttosto che non. E il terzo è che io, una volta impostati tanti soldi e quindi aver fatto un elevato acquisto nei confronti dei fornitori, potrei aver dovuto o fare un debito verso la banca e quindi dover pagare delle tasse su un mutuo di addebitamento, oppure aver fatto dei debiti verso i fornitori e nel momento in cui dovete sapere che i debiti verso i fornitori, laddove non vengono pagati nei termini stabiliti dalla norma, la norma prevede che per la sanità dopo che viene fatto un acquisto da un fornitore della sanità, la fattura che ne riviene deve essere pagata nel termine ultimo di 60 giorni. Qualora uno non paga la fattura dopo il termine di 60 giorni, oggi esiste la modalità elettronica di fatturazione che va a certificare quando una fattura è stata emessa e alla stessa maniera quando una fattura è stata pagata, ogni giorno di ritardo che viene generato dal mancato pagamento di una fattura produce degli interessi di mora che vengono addebitati all'acquirente che è inadempiente nel pagamento, e questi interessi di mora sono dell'ordine dell'8% dell'acquistato. Quindi capite quanto può essere rischioso impostare dei grossi capitali e rischiare di non poter pagare le fatture nei termini stabiliti dalla legge e quindi avere un addebito degli interessi moratori da parte delle aziende farmaceutiche venditrici, piuttosto che anche dagli stessi distributori intermedi che potrebbero vendere la merce. Quindi la cosa da fare assolutamente è l'ottimizzazione delle scorte, cioè la massima rotazione dello stock di magazzino serve ad aumentare le risorse finanziarie da utilizzare nella gestione della farmacia. Meno risorse ho impegnate io in stock di magazzino inutile, più risorse posso impegnare io per far correre maggiormente la mia azienda. Le posso impegnare in pubblicità, le posso impegnare in personale, le posso impegnare in abbellimento del locale, le posso impegnare in tante altre cose. Ma è tutto, diciamo, onere finanziario che impegno laddove faccio una gestione oculata del magazzino. Quindi ogni farmacia deve garantire e deve adeguare la politica di gestione delle scorte in relazione al proprio bacino d'utenza, posizionamento sul territorio e orari di apertura. Che significa? Se io sono la farmacia di Piazza di Spagna di Roma, non ho di certo il bacino d'utenza della farmacia rurale del paesino che si trova in periferia. Quindi il che significa che la farmacia di Piazza di Spagna di Roma, dove passa una marea di gente, dovrà avere di certo, diciamo, un magazzino fornito adeguatamente in modo tale da garantire il servizio all'utenza. Lì ovviamente l'indice di rotazione aumenterà anche sulla base dell'affluenza delle persone che ci passano.
Se una farmacia si trova in prossimità di una stazione ferroviaria piuttosto che in una, di una località balneare, nel periodo estivo in cui si ha un maggiore affluenza di persone è ovvio che anche lì bisognerà andare a modificare la gestione delle scorte del magazzino. Dalla tipologia dei clienti, se ci sono più clienti anziani e quindi diciamo ai quali bisogna rivolgere una maggiore attenzione nel counseling, sapete che cos'è il counseling? Il counseling è quell'attività che il farmacista all'interno della farmacia fa di consiglio, quindi di prestazione professionale nei confronti degli assistiti, e che sono quelli che è quello che in realtà lo qualifica professionalmente nei confronti del paziente e che lo fidelizza nei confronti del paziente. Quindi a seconda della tipologia dei clienti, a seconda della posizione della farmacia, vi dicevo prima, degli orari diurni di apertura, non stop, turni, ferie o del servizio notturno, come dicevo prima, situazioni peculiari, quindi farmacia rurale unica, dispensario, o stagionalità del prodotto. Poi bisogna capire anche come è posizionato un prodotto sul mercato secondo le leggi di marketing. Esistono delle regole di marketing, la regola di marketing mix, che indica la combinazione di variabili controllabili, che sono dette leve decisionali di marketing, che le imprese utilizzano per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Il marketing mix è alla base del cosiddetto marketing operativo e tramite la combinazione di queste leve di marketing sottende al raggiungimento di obiettivi di breve e medio termine in linea con quelli che sono gli obiettivi strategici di lungo termine. Che significa? Se io ho una legge di marketing mix, che è la legge delle 4P, che mi dice che per poter gestire correttamente un prodotto io devo valutare la P di product, quindi le funzioni e le prestazioni di questo prodotto, cioè a che cosa serve e a che tipologia che categoria di pazienti vengono presso la mia farmacia, se vengono più anziani e quindi ho dei prodotti che sono più rivolti a quella categoria, piuttosto che persone che possono venire nella stagionalità estiva in un luogo diciamo di ferie. Promotion, quindi la comunicazione al cliente, price, quindi l'analisi del costo, perché è normale che bisogna verificare diciamo impostare il proprio magazzino anche facendo un'analisi dei costi dei farmaci, e place, quindi la politica distributiva, cioè anche come andare a posizionare i vari espositori all'interno della stessa farmacia. Quindi l'equilibrio che è necessario raggiungere è quello tra margini e ricavo. Per quanto riguarda la gestione dei SOP e OTC, cioè quei medicinali o quei parafarmaci che non necessitano della ricetta medica, che poi rappresentano il cosiddetto commerciale, la trattativa di acquisto tra la farmacia e il fornitore prevede in linea generale dei margini, degli sconti che migliorano in proporzione a seconda sia delle quantità ordinate sia del mix di assortimento che dell'effetto canvas. Perché se io ho una farmacia e ordino un certo quantitativo di prodotti che può essere basso, il fornitore mi garantirà un margine di sconto non eccezionale, sicuramente mi garantirà un margine di sconto più basso. Vedrete che questa legge vale per tutto, diciamo, il commerciale, alla stessa maniera anche i supermercati, no? I supermercati che hanno un assortimento più grosso e quindi hanno comprano dei quantitativi superiori dai fornitori, godono anche di una scontistica migliore sui prodotti. Il mix di assortimento, cioè quindi se io ho garantisco le diverse tipologie di medicinali piuttosto che di prodotti in base alla mia clientela, e il canvas, cioè
se io sono attento anche alla stagionalità dei prodotti. Faccio per dire, esistono dei farmaci o prodotti antistaminici che vengono consumati maggiormente nel periodo dei pollini, che se io riesco a seguire la stagionalità del prodotto e a garantirne e a ordinarli, diciamo, con maggiore frequenza o con in maggiore numero durante quel periodo, sicuramente garantisco la presenza di questi prodotti all'interno del magazzino, ma alla stessa maniera che non scadano, perché passato, diciamo, il periodo di stagionalità del prodotto, non ne ordinerò più nella maniera cospicua con la quale li ho ordinati durante il loro periodo di massima vendita. Qui c'è un esempio molto, diciamo, semplice di scontistica. Faccio per dire, se io ordino 12 pezzi di un dato prodotto e quindi, diciamo, un ordine base, come dicevo prima, avrò uno sconto totale del 33%. All'aumentare dei pezzi acquistati, il mio sconto sale dal 36 al 35% fino ad arrivare al 50%. È ovvio che tutto questo deve combaciare con la gestione corretta dell'indice di rotazione. Cioè, se è vero da una parte che io più compro e più ho degli sconti da parte dei fornitori, dall'altra parte è altrettanto vero che se io non vendo e quindi non ho una velocità di rotazione di quel prodotto tale da poterlo distribuire subito, dello sconto me ne faccio ben poco, perché mi potrebbe scadere ed avere un danno piuttosto che un utile. Quindi la sfida è quella di garantire l'assortimento con un buon livello di rotazione. E l'assortimento sta a significare sia l'ampiezza che la profondità dell'assortimento, cioè l'ampiezza a seconda il numero di bisogni soddisfatti, cioè quante categorie io di merce riesco a garantire all'interno della mia farmacia, e la profondità, cioè il numero di referenze che io ho, se ne ho tante o se ne ho poche. Quindi è tutto un bilanciamento tra efficacia, che è la capacità di raggiungere l'obiettivo, ed efficienza, cioè la capacità di raggiungere l'obiettivo con il miglior rapporto costo-beneficio. Un'altra cosa importante, un'altra valutazione importante per la corretta gestione economico-finanziaria della farmacia è il category management, cioè la classificazione dell'intero assortimento dei prodotti in base ai bisogni soddisfatti dal consumatore. Io devo fare una selezione delle categorie dei prodotti che devo detenere nella mia farmacia, e lo faccio in base alla richiesta. Una gestione delle categorie merceologiche come singole business unit con un apposito monitoraggio, e un'adozione di una serie di tecniche di esposizione, di comunicazione e pricing che sono focalizzate all'utente. Queste sono altre tecniche di marketing, cioè quelle delle offerte periodiche, piuttosto che quelle dell'esposizione di prodotti, piuttosto che quella della comunicazione sugli stessi, che sono focalizzate sull'utente finale. È ovvio che più avremo un servizio che garantisce la massima ampiezza e la massima profondità, e più avremo, diciamo, un elevato livello del servizio. Passando solo dall'ampiezza o solo dalla profondità, avremo un servizio che sicuramente non è quello ottimale. Quindi, alla fine, qual è il ciclo operativo? Il ciclo operativo di una farmacia è quello di partire dagli acquisti ad arrivare alle vendite, però passando per la corretta gestione del magazzino e per l'attuazione di tecniche di marketing e di merchandising. Quindi, in definitiva, la farmacia, come vi dicevo prima, quello che fa è l'acquisto di beni, che è la variabile principale nella gestione aziendale, nella sua rilevanza di bilancio. Cioè, la voce principale che voi troverete nel bilancio di una farmacia è quanto vende. Quindi
l'importanza della vendita è fondamentale, perché se all'acquisto non succede una rivendita, le farmacie non producono utili. Che cosa può essere utilizzata come ulteriore tecnica per garantire la gestione economica finanziaria della farmacia? Allora, noi sappiamo che quando facciamo un ordine da parte dell'area commerciale, l'ordine diretto può andare direttamente all'azienda farmaceutica. Quando l'ordine diretto va all'azienda farmaceutica, come avete visto prima, io garantisco alla farmacia uno sconto maggiore, perché non passo dal distributore intermedio e quindi ho il 33-35% di sconto piuttosto che solo il 30%, ed è una modalità. Però io posso avere una farmacia piccola e quindi avere un potenziale di acquisto molto basso, tale per cui non mi posso permettere di indebitarmi così tanto per avere un acquisto massivo di prodotti e quindi usufruire di maggiori sconti da parte delle aziende farmaceutiche che sono dovuti all'aumentare della merce ordinata. Allora, qual è una delle tecniche? Una delle tecniche è quella di andarsi ad unire in unione d'acquisto, cioè ci sono alcune farmacie che si uniscono a delle altre e l'unione fa la forza, nel senso che facendo degli ordini in unione d'acquisto riescono a prendere una maggiore quantità di prodotti, a garantire sempre un magazzino accurato con in base, diciamo, alla rotazione ottimale delle scorte, ma ad usufruire allo stesso modo delle scontistiche maggiori che in realtà rivengono dal maggior quantitativo ordinato. Che cosa dice, diciamo, questa frase che è tratta da un libro, La classe politica di Mosca? 100 che agiscono sempre di concerto e d'intesa gli uni con gli altri trionferanno sempre su 1000 presi ad uno che non avranno alcun accordo fra di loro. Questo per dire che in altri termini l'unione fa la forza. Quindi, seppure è vero che è difficile, diciamo, alla fine gestire un'azienda come la farmacia e garantire la gestione economica finanziaria della stessa con un magazzino accurato, tutto sta nell'organizzarsi, non bisogna farsi prendere dal panico. Quindi, perché fare parte di una rete? Quali sono i vantaggi? L'organizzazione, la gestione del marketing coordinata, la negoziazione degli acquisti centralizzata, quindi una politica di vendita e di comunicazione comune, servizi e formazione a prezzi competitivi, l'economia, migliore margine medio di acquisto, è ovvio, riduzione dello stock, perché io, seppure compro in unione d'acquisto e ricevo degli sconti maggiori, riduco il mio stock perché viene diluito tra i vari attori dell'unione d'acquisto, e miglioramento della gestione finanziaria, cioè non mi indebito, non faccio interessi di mora, non pago le fatture in ritardo e quindi non ho una gestione finanziaria passiva. E poi si può in questa maniera il farmacista concentrare anche sulla professionalità, quindi fare un maggior focus sul cliente finale. Adesso qui vi faccio vedere l'offerta della farmacia, è un'indagine questa che è stata fatta dall'Università La Sapienza di Roma e fa vedere quali sono le motivazioni per le quali un cliente sceglie una farmacia piuttosto che un'altra. La farmacia viene scelta nel 77% dei casi perché è vicino a casa propria e quindi, diciamo, e da qui capirete quanto è fondamentale il ruolo capillare della farmacia, cioè le farmacie del servizio sanitario convenzionate, cioè quelle private che si trovano sul territorio per intenderci, hanno un enorme vantaggio rispetto a quelle del servizio sanitario pubblico, la capillarità, che è quella che le rende, diciamo, più di più scelta, diciamo, di maggiore motivazione di scelta nei confronti dei clienti. Il secondo motivo di scelta di una farmacia è la professionalità, quindi, il che significa che
È ancora molto importante che un farmacista si mostri professionale con azioni di counseling qualificate nei confronti degli assistiti, perché è ancora il secondo, diciamo, motivo di scelta di una farmacia quello di andare da una farmacia dove trovano gli assistiti una scelta qualificata professionale. Dopo ovviamente ci sono tutti gli altri motivi che vanno dalla cortesia all'assortimento, al vicino al lavoro, piuttosto che fino ai prezzi. Quindi i due elementi più importanti sono la capillarità e la professionalità della farmacia. Il grado di soddisfazione complessivo dei servizi mostra che in questo studio, che è uno studio del Centro di Formazione Management del Terziario, ci fa vedere come la farmacia è ancora tra le aziende che hanno un maggiore grado di soddisfazione. Il 73,5% del grado di soddisfazione è stato, diciamo, dato alle farmacie, mentre la sanità pubblica ha un grado di soddisfazione che non è basso, che è del 50%, ma è sicuramente inferiore a quello delle farmacie. Quindi è un servizio, quello pubblico fatto dalle farmacie, che è ancora un servizio ben fatto. Dopo, oltre al magazzino, alla gestione del magazzino, ci sono altri due importanti, diciamo, aspetti da valutare per garantire la gestione economico-finanziaria della farmacia, e uno di questi è la produttività del personale. Perché se è vero che il primo aspetto più importante è quello della gestione del magazzino e quindi della merce, perché la farmacia acquista e vende prodotti, è altrettanto vero che il fatturato medio per addetto e il valore aggiunto per addetto sono altri indici che servono per valutare lo stato di salute dell'azienda. È ovvio che a seconda di come del volume di affari che hanno le aziende, così come le farmacie, bisogna impegnarsi nell'assumere personale piuttosto che non, e nel valutare la performance degli stessi sul fatturato che ne determinano. L'analisi reddituale, poi è l'ultimo aspetto invece che ci dà idea della gestione economica finanziaria, che è volta ad accertare che l'azienda riesca a produrre redditi in grado di offrire una congrua remunerazione del capitale investito, e i principali indici utilizzabili sono l'indice ROS, che esprime il margine di ricarico sul fatturato e quindi mette in luce l'efficienza commerciale dell'azienda, il ROI, che è il return on investment, cioè evidenzia la redditività del capitale investito nell'attività, cioè la redditività di tutti i capitali che sono complessivamente investiti nell'attività sia dal titolare che dai soci che da terzi, e poi il tasso di rotazione del capitale investito, cioè che ci dà un'idea, esprime l'attitudine dell'azienda ad impiegare in modo efficace, ovvero realizzando elevati volumi di vendita, il capitale investito. Quindi questi, diciamo, sono degli indici per valutare la gestione economico-finanziaria della farmacia. In ultimo, l'analisi finanziaria. Come vi dicevo prima, è importante analizzare sempre la gestione finanziaria della farmacia, perché nel momento in cui i risultati sono penalizzati dall'incidenza degli oneri finanziari, che possono essere riferiti sia ai finanziamenti da istituti di credito, quindi i mutui verso le banche, sia ai debiti verso i fornitori, la farmacia può andare in default, e quindi è opportuno tenere sotto controllo gli indici finanziari che esprimono l'indipendenza e la solidità finanziaria della farmacia. Più una farmacia non è legata a debiti, più è indipendente, quindi più può investire in crescita, in programmazione e in ricavi, in utili finanziari. Quindi, alla fine, concludendo, il farmacista nel corso degli anni deve variare assolutamente, diciamo, quello che è il suo skill. Diventa sempre più un imprenditore per gestire i rapidi cambiamenti del mercato. L'approccio imprenditoriale però non è in antitesi con la professionalità, che anzi deve evolvere. Avete visto che
Il secondo motivo per il quale una farmacia viene scelta dagli assistiti è la professionalità, quindi si deve investire assolutamente in professionalità. È uno scenario possibile, come abbiamo già visto in Europa, passa attraverso la progressiva delega della gestione commerciale della farmacia per focalizzare tutta l'attenzione sul rapporto con il cliente-paziente, quindi il famoso counseling di cui vi stavo parlando prima. Il farmacista negli anni ha modificato il suo ruolo storico, molto ancora dovrà cambiare perché la farmacia sta evolvendo sempre di più nel verso di garantire all'interno della stessa dei nuovi servizi. Faccio per dire la prenotazione CUP all'interno della farmacia, piuttosto che l'esecuzione di screening, analisi di screening. Faccio per dire, nella Regione Puglia è stato firmato da qualche mese, un accordo con i rappresentanti delle farmacie convenzionati con la Federfarma, che prevede che presso le farmacie si possano effettuare le analisi di screening per il colon retto, per la prevenzione del tumore del colon retto, quindi sempre di più orientata verso l'erogazione di nuovi servizi e verso la garanzia della professionalità. Per questo motivo quindi vanno individuate nuove strategie globali per venire incontro ai mutati bisogni dei cittadini e fornire una risposta qualificata all'altezza delle scelte. Quindi questo è uno scenario molto complesso, quello che si presenta nel futuro, io me ne rendo conto, ma è anche ricco di nuovi stimoli, e nel quale, diciamo, scenario la vera sfida è quella di continuare a garantire la professionalità che da sempre ha contraddistinto, diciamo, la classe dei farmacisti, ma alla stessa maniera di garantire la sostenibilità del sistema o la sostenibilità dell'azienda qualsivoglia nel momento in cui si parla della farmacia privata. Quindi voi, se siete pronti a raccogliere questa sfida nel futuro, non panic, organize. Grazie.